Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a realizzare una ricettina di bellezza e per oggi ho pensato qualcosa per il bagno. E sapete quanto io adori usare la vasca, quanto mi piace prendermi una volta a settimana del tempo per me, che mi serve più che altro per rilassarmi, per staccare la spina e quindi utilizzo il momento del bagno per stare un po' in tranquillità. Tra l'altro, realizzare un bel bagno caldo con gli ingredienti giusti è un ottimo metodo per ammorbidire ed idratare la pelle secca. Realizzare questi prodotti da bagno sono davvero molto semplici e molto veloci e in linea di massima basta aprire la dispensa e cercare, gli ingredienti ideali per il bagno. E nel bagno di oggi ho appunto pensato ad un bagno a base di latte, proprio un po' come quello di Cleopatra. E niente, andiamo a vedere la ricetta. Quindi, come sempre, vado a prendere la mia ciotola. Vado a versare 2 tazze di latte in polvere. Una tazza di bicarbonato. E una tazza di amido di riso. Mescolo tutto con molta calma per non far uscire tutto dalla ciotola. E poi per utilizzare questo latte da bagno nella vasca basterà riempire la vasca di acqua calda ed aggiungere un bicchiere di questo latte da bagno. Non mangiare, Luna. Luna. Pst. Verso tutto in un bel vaso. E siccome oggi ho intenzione di farmi un bel bagno profumato, aggiungo anche un cucchiaio di vanillina. E un cucchiaino di cannella. E niente, con questo è tutto. Come avete visto, la ricetta è stata davvero molto molto veloce e la maggior parte di questi ingredienti probabilmente ce li avete già in cucina. Provate a realizzarla e fatemi sapere cosa ne pensate. Per poter utilizzare questo latte da bagno è molto semplice, una volta che avete riempito la vasca di acqua calda basterà aggiungere un bicchiere di questo latte da bagno e lasciarlo sciogliere. Potete personalizzarlo come preferite, aggiungendo o togliendo insomma ingredienti e adeguandolo di più al vostro tipo di pelle. Con questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile. Lasciate un mi piace al video e condividetelo. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!